Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Qui da Radio Gamma, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Radio Gamma che trasmette, ricordiamo, su 94 FM da Via Belzoni a Cadoneghe. La trasmissione, ripeto, è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni di Marghera, che insieme a Francesco. Salve a tutti. Stiamo parlando di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Dunque, c'è un piccolo problema in entrata che io volevo parlare. Ogni tanto abbiamo dei radioascoltatori che entrano per la prima volta ad ascoltarci in radio e non proprio perché arrivano ad ascoltarci per la prima volta non riescono mai a seguire il discorso. Per esempio, oggi io parlerò del crogiolo e parlerò della follia controllata. Chi arriva adesso ad ascoltare adesso quello che noi stiamo dicendo non riesce a inserirlo nell'insieme dei discorsi che facciamo. Per cui pensa che noi parliamo di questo. È successo per esempio che io parlo di alcune divinità della religione romana quando parlo della Devotio, quando spiego la Devotio, che ho già detto che cos'è, e tutti mi dicono, ecco, tu adori Giove, tu adori Giunone, tu adori questo. Comunque sarebbe meglio adorare Giove e Giunone che adorare qualche altra divinità, sì, più assurda. Ma non seguono, non hanno chiaramente seguito il discorso. Io voglio dire questo, siccome tutte le nostre trasmissioni hanno una testa che viene scritta, no? Cioè abbiamo una testa che prepariamo nella trasmissione e che questa testata è stata preparata dalla conferenza di Marghera dalla prima trasmissione fino adesso. Se a qualcuno interessa avere il filo di queste trasmissioni, basta che scriva l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e noi gliela mandiamo, cioè l'istituto me lo dice, io gliela preparo, gliela stampo per computer. Caro, comunque noi stiamo adesso discutendo a livello di istituto di raccogliere in vari fascicoletti per mese varie tracce, di conseguenza sarà possibile averla anche facilmente. Ecco, per, insomma. Per cui al limite in ogni caso gliela stampiamo, vediamo di avere un prezzo che ci tiri fuori dalle spese senza eccedere, magari con una piccola offerta in favore della radio, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare, e gli spediamo il discorso, i discorsi che noi facciamo, così al manco può seguire l'insieme delle trasmissioni. Questo è il primo. Oggi, per oggi, io parlavo soltanto del crogiolo, ho avuto possibilità soltanto di sviluppare un argomento del crogiolo che stiamo parlando. Ricordiamo sempre che il crogiolo non è altro che l'attività dell'apprendista stregone, come lui si pone davanti al mondo. Ricordiamo sempre che telefonate non ne prendiamo per la prima mezz'ora circa, e abbiate pazienza un pochino. Quello che voglio dire io, oggi ho preparato il tema della follia controllata, che non si mette nel crogiolo, appare all'interno del crogiolo. Non ho preparato nessuna scena della Devotio, perché non ho avuto tempo. Sono stato 3 giorni a San Marino a seguire una conferenza tenuta, penso, dei più grossi sperimentatori a livello mondiale, perché non si può dire diversamente, sulle esperienze di premorte. Le esperienze di premorte, che normalmente vengono chiamate anche NDE dalle lettere iniziali delle sigle inglese, sono quelle esperienze che hanno quelle persone che arrivano in stato di coma, magari si sdoppiano, hanno visione di luce, escono dal tunnel, hanno una serie di visioni e poi ritornano e dicono di essere state fra i morti, insomma, cioè di essere stato un momento precedente la morte, per cui riportano indietro queste esperienze. Ecco. 3 giorni a parlare di questo con i più grossi sperimentatori, analisti, persone che facevano normalmente le rianimazioni nei pronto soccorsi. C'era il dottor Morris, che è il titolare dell'unica cattedra di parapsicologia che esiste al mondo, che è l'Università di Edimburgo. C'era il dottor Beloff, che è anch'esso un parapsicologo e un filosofo della parapsicologia. C'erano praticamente un sacco di personaggi e hanno insegnato migliaia di cose. È stato 3 giorni che ero andato là per confrontarmi, per discutere, per magari fare appugni se era necessario, e invece sono stato 3 giorni a prendere appunti e imparare, perché effettivamente avevo una mole di dati spaventosa. E di questo ve ne parlerò dopo. Va bene, dici Francesco, parto con la follia. Parti. Bene, noi abbiamo già detto il discorso del nostro crogiolo, e nel nostro crogiolo... nell'altra trasmissione
mi sono chiesto, a questo punto, ricordiamo che abbiamo lasciato il crogiolo a chiederci il perché delle cose, io mi chiedo, ma che cosa ci stiamo a fare io e Francesco a questi microfoni se parliamo di stregoneria, paganesimo e magia e solo pochissime persone riescono a comprendere quello che diciamo o comunque lo trovano incomprensibile in quanto non fanno nulla per cambiare la prospettiva dalla quale affrontare la vita? E la risposta è per follia controllata. La follia controllata non la introduciamo noi nel crogiolo, ma si presenta come necessità. Si tuffa nel crogiolo e si mescola agli elementi che abbiamo introdotto nel crogiolo. Secondo Castaneda, la dicitura è castanediana, la follia controllata è uno strumento che usiamo nel vivere quotidiano per sviare l'attenzione degli altri esseri umani, per non farci afferrare. Per Castaneda la follia controllata è la recitazione della vita nel fare quotidiano. Anziché recitare un solo personaggio, che è quello che viviamo noi tutti i giorni, e una sola parte, Castaneda suggerisce di recitare molte parti e molti personaggi, sia nei travestimenti che nei modi di porsi. In realtà, recitare un personaggio o dei difetti fisici, o esprimere dei concetti ideali che non sono nostri, ci permette di rompere la compattezza del condizionamento educazionale. Ricordiamo Carneade, che a Roma, Carneade è un filosofo dell'antica Grecia che a me piace moltissimo, lo sentirete spesso citare ed è praticamente sconosciuto, che a Roma un giorno sostiene la grandezza della giustizia in quanto oggettività e il giorno seguente denigra la giustizia in quanto espressione di interessi soggettivi. Per la verità è da dire che anche Richelieu fa lo stesso gioco davanti al Papa, ma i suoi intenti sono diversi, servono per dimostrare al Papa come si possono far fesse le persone. Lui è un cristiano, per cui non conta. Soprattutto, la follia controllata permette alla ragione di diventare agile nell'adattarsi e a parare e difendere l'espressione portata dal corpo luminoso nel fare quotidiano. Ricordiamo che l'attività del corpo luminoso nella ragione si manifesta come follia, e l'attività della ragione, quando è legata al condizionamento educazionale, è distruttiva nei confronti del corpo luminoso. Cioè, quando noi siamo in ginocchio, distruggiamo il nostro corpo luminoso. Però quando il corpo luminoso preme, la ragione dice questi comportamenti sono folli. Quando l'essere umano percorre un cammino nell'eternità, il fare del corpo luminoso è il non fare della ragione, e il fare della ragione è pura follia per il corpo luminoso. La ragione pratica la follia controllata attraverso l'esercizio del non fare. Il non fare è un'attività dell'apprendista stregone nel sistema sociale degli esseri umani. La follia controllata serve per mascherare l'intento. Come agisce un apprendista stregone? Agisce in funzione del suo intento. Qual è l'intento dell'apprendista stregone? Fondare il suo divenire in relazione all'oggettività nella quale sta vivendo. La pratica della follia controllata nel sistema sociale è fatta per deviare l'attenzione di chi non fonda il proprio divenire e potrebbe danneggiare il divenire dell'apprendista stregone e del sistema sociale in cui vive. Sì, ricordo sempre appunto che daremo il via alle telefonate, abbiamo avuto un'interruzione dovuta a un temporale nella zona del ripetitore. E comunque ricordo il nostro numero telefonico che è lo 049 700 700 da circa verso le ore 15:30-15:35 partiremo con le telefonate. Io ricordo in occasione appunto che alcuni ascoltatori hanno fatto la richiesta di avere delle tracce della nostra trasmissione. Quanto prima l'istituto ne curerà una pubblicazione abbastanza economica e che è interessato può appunto scrivere l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeistica, sede postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie Francesco. Niente. Nello stesso tempo, la pratica della follia controllata permette alla ragione di disciplinarsi per assorbire e gestire quelle che lei chiama le pazzie del corpo luminoso. Provate a fingere di essere zoppi per giorni o per dei mesi e interiorizzare questo essere zoppo sapendo che in qualsiasi momento potete correre con entrambe le gambe. Provate a far credere di essere scemo quando state per costruire un progetto. Non dovete provarlo come recitazione, ma come un fare che coinvolge l'intero se stesso. La pratica della follia controllata viene usata nel mondo della ragione soltanto nei confronti di chi usa l'apparenza, la sceneggiata,
per coinvolgere le persone e assoggettarle. Certe recitazioni sono terribili. Allora qualcuno può chiedersi: come ci si può difendere da chi fa dell'inganno alla propria esistenza? Dobbiamo dire che l'intera esistenza è fondata sull'inganno. L'inganno dei venditori, l'inganno dell'informazione, l'inganno sull'uso dei sentimenti. Nella vita assistiamo al gioco dell'inganno e spesso siamo sballottati da altri che fanno dell'inganno il fine della loro esistenza. Ma l'inganno non è follia controllata. L'inganno tende ad appropriarsi degli individui che inganna, per usarli. La follia controllata serve per costruire il progetto relativo all'intento del singolo individuo. Dunque, come ci si può difendere? Fregandocene dell'operazione ingannatrice, fregandosene di chi pratica follia controllata. Non prestarvi attenzione. L'inganno, qualunque inganno, ha successo solo nella misura in cui riesce ad afferrare l'attenzione delle persone e coinvolgerle nell'azione ingannatrice il loro sentire. Ma noi stiamo mescolando nel nostro crogiolo la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio. Noi siamo scettici davanti ad ogni proposta. Ricordiamo sempre che blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un attimo di pazienza. Se viene una persona e ci racconta delle bugie, noi le crediamo e con lei e con le sue bugie ci rapportiamo, come se quelle bugie fossero vere. Quella persona non rientra nel nostro intento, come nessuna persona rientra nel nostro intento, a meno che non fondiamo i nostri intenti, a meno che non abbiamo obiettivi, bisogni o interessi comuni. Quando si formano degli elementi comuni, si forma un comune intento. La follia controllata della ragione non si può usare con chi ha gli stessi intenti. Loro sono uno e come uno, sia pur con tecniche diverse, hanno lo stesso intento ed esercitano la stessa follia controllata. Mescolando il nostro crogiolo, ci sottraiamo all'inganno perché il progetto della nostra esistenza lo facciamo noi. Dunque, nessun inganno può toccarci in quanto non permettiamo a nessuno di coinvolgere la nostra attenzione. Questi sono gli elementi della follia controllata. Ogni persona, quando usa la propria follia, tenga presente che il bisogno deve sorgere da solo, quando l'intento si fa talmente forte da costringere la ragione a diventare protagonista nel mondo in cui vive e si sviluppa. Ci sono molte cose da dire sulla follia controllata, ma le scoperte sono soggettive e progressive. Ora posso rispondere perché io e Francesco siamo qui nonostante la nostra ragione ci dica: ma chi ve lo fa fare? Ci rimettete soldi, tempo, vi affaticate e siete costretti a rinunciare a degli impegni appaganti. Io e Francesco siamo stupidi? Dobbiamo rispondere prendendo le parole da un amico. Tutte le persone appassionate sono nostre amiche, sia chiaro. Non si tratta qui di stoltezza, sto citando, Non si tratta qui di stoltezza, il fatto è che non puoi non interessarti di questo. È intelligente che il mio corpo tremi di freddo o che il mio petto sia oppresso dal gas? È sciocco, per me sarebbe meglio se le cose non stessero così. Ma tale è la mia natura, io tremo di freddo, mi indigno per le infamie e, se non ho modo di spezzare il muro della prigione spirituale, mi avvento contro di esso con la fronte. Il muro non vacillerà per questo, anche se la mia fronte si spaccherà. Tuttavia, io ne avrò sollievo. Vidi il suo sorriso indolente, lo vidi scuotere la testa. Sì, Vladimir, è naturale. In questo senso lei parla bene, dice cose giuste, ma mi creda, non vale la pena di avere questi sentimenti. E qui sottoscriviamo, il problema non è che non vale la pena averne, ma che li abbiamo. Questo è il punto. Per la ragione, i bisogni del corpo luminoso sono follia, ma ci sono, e la ragione deve imparare ad accettarli e a gestirli nel quotidiano. Per questo facciamo questo, perché non ne possiamo fare a meno. Queste sono le esigenze del nostro corpo luminoso, e la ragione deve gestirle. Ma la ragione ha imparato a sospendere il dialogo interno, ha imparato a sospendere il giudizio, e gliel'abbiamo insegnato noi, ha imparato lo scetticismo e ha imparato a gestire l'attenzione dei sensi. La ragione ha imparato
a costruire attraverso il suo intento. Questa è la follia controllata nella ragione, in relazione al divenire del corpo luminoso. Io spererei di essere stato abbastanza chiaro, anche se so qual è la difficoltà quando non si praticano queste cose, quando si deve solo recitarle. La prossima volta nel calderone metteremo, nel crogiolo dello stregone, metteremo la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. E avrei finito l'introduzione. Vorrei accennare un attimo a quello che è successo oggi sui giornali, dove il Papa vuole correggere i Vangeli. E non è che li vuole correggere perché ha scoperto qualcosa che non andava, ma li vuole correggere nel sentire popolare. In altre parole, cos'è che è successo? I cattolici hanno condizionato i bisogni delle persone, i bisogni delle persone condizionati esprimono delle esigenze, il Papa corregge le esigenze per rispondere ai bisogni condizionati, dunque per metterli meglio in ginocchio. Questo è abbastanza orribile, direi. E un'altra notizia che invece è sul giornale di ieri, il cardinale Laghi, complice della giunta argentina, denunciato alla magistratura come macellaio dalle madri di Piazza de Mayo, in Argentina. Pio Laghi è stato arcivescovo in Argentina dal 74 all'80 ed era molto invischiato con la giunta di torturatori e macellai. A me non mi interessa questioni politiche, però dal momento che questo modo di essere appartiene al cristianesimo e alla sua dottrina, vorrei sottolinearlo per far sapere che c'è sempre questa tensione nel cattolicesimo, non è che non c'è più, c'era una volta nel 400-500 dopo Cristo ed oggi non c'è più, è sempre la stessa forza che lavora. Bene, chiuso questo, e dici Francesco? Sì, beh. Il discorso che appunto questo qua del Papa che riscrive i Vangeli su tutte quante le prime pagine del giornale proprio significa che la cosa è molto sentita o vuole essere molto sentita. Questo dimostra chiaramente che è un tentativo molto abile di mantenere il mercato, cioè nel senso che il mercato si stanca di certe storielle che poi sono criminali, cioè nel senso che noi non dobbiamo pensare che queste persone, tra cui il monoteismo che si manifesta in Italia con la Chiesa Cattolica, abbiano un passato tranquillo, che si possa dire si possono permettere il lusso di cambiare. Lo fanno soltanto per mantenere il dominio, cioè la loro volontà è soltanto quella di dominare le persone, di condurle a pensare e rimanere all'interno di un certo pensiero. Ma rimanere all'interno di questo pensiero cristiano e monoteista non porta certo alla libertà delle persone, porta sempre al dominio. Loro possono usare qualsiasi cosa, cioè loro usano la fede, la religione, come uno strumento di dominio. Cioè nel momento in cui uno strumento non va più bene, va affinato, va revisionato, va modificato, va utilizzato, ma non perché ci sono accorti che il loro errore è un errore. Loro sanno che il loro errore, il loro crimine deve permanere e deve proseguire e di conseguenza loro vogliono mantenere questo potere di dominio. Mi raccomando, l'8 per 1000. Sì, l'8 per 1000 è una cosa basilare. Comunque, il discorso appunto che stiamo facendo è significativo. Io volevo appunto anche ricordare, poi sui giornali si parla, si sente di Stato cattolico, di affermazioni varie. E visto che siamo... Volevo citare un autore veneto del 600 che diceva: chi si crede che sia il Papa? È un buffone. Ecco, se noi riuscissimo a pensare che questo buffone è anche un criminale e fossimo capaci di liberarsene, come diceva Giorgio Baffo, diceva fa, caro Papa, non fai tanto schiamazzo, cioè nel senso che dobbiamo imparare a vivere senza di loro e sapere che la vita può essere vissuta senza nessun riferimento di tipo monoteista, nel senso che uno deve acquistare la propria libertà e non c'è assolutamente quel Dio creatore o quel Dio di giudizio che possa imporre qualcosa, nel senso che gli unici limiti che ci possiamo dare sono limiti che noi ci diamo e il nostro errore sta nel sottomettersi a questi domini, a questi poteri, a queste influenze. Dobbiamo capire che il monoteismo e la versione cattolica sono solo degli strumenti di potere, ma questi strumenti di potere non sono soltanto per un potere economico, sono per un potere spirituale, cioè vogliono impedire alle persone di poter manifestarsi liberamente. Il fatto stesso che ci siano delle grosse polemiche, ad esempio, su tanti argomenti, significa chiaramente che la loro strategia ci porterà prima o poi a una guerra di religione. Cioè nel senso che i monoteisti cristiani lavorano in questo senso, nel senso che nel momento in cui ci sarà chi chiederà la libertà e dirà io non ho bisogno di avere un Dio, di non avere la Chiesa, di non avere un dominio, ma voglio essere libero, in quanto le divinità del mondo e il mondo stesso mi dà la libertà e non ho bisogno di cercarmi un Dio che può essere nei cieli, che può essere celato, che può essere nascosto, che sono tutti quanti problemi teologici assurdi, nel senso che senso ha che io vada a cercare una cosa che è astrusa.
Io ho il mondo che è sufficiente a se stesso, non ho bisogno di altre cose, non ho bisogno di altri strumenti, non ho bisogno di credere nelle cose, non ho bisogno di fede, non ho bisogno di dogmi, cioè nel senso un fiume, un albero, che dogma ci chiede? Cioè nel senso ha il bisogno di vivere con noi, perché noi abbiamo il potere su di lui e di conseguenza noi abbiamo la necessità di mantenere un rapporto col mondo. È inutile che noi andiamo a cercare discussioni teologiche assurde su dogmi, su fedi e così via. Cerchiamo di capire il mondo che ci circonda, solo così potremo considerarci veramente liberi e poter realizzare un paganesimo. E ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700, le telefonate andranno in diretta. Bene, io invece intanto vorrei parlarvi di questa conferenza sull'NDE che è stata tenuta a San Marino. Ecco qua. Sì, beh, ci sarebbe anche da aggiungere parecchie cose appunto anche al a cui appunto sul discorso della... No, vuoi proseguire? Sì, sì. Sì, scusa. Niente, praticamente è venuto fuori che gli effetti NDE, cioè gli effetti di pre-morte, producono un effetto di distacco, di pace, una sensazione di pace, una visione di una grande luce, il percorso di un tunnel, ci sono degli incontri, cioè si incontrano degli esseri, dei personaggi, c'è la rivisitazione della propria vita, c'è una specie di estacco dal corpo. Ed è importantissimo a tutti questi effetti perché a seconda del credo religioso abbiamo visto che c'è chi mette l'accento su una cosa o su un'altra. Per esempio c'è chi parlava della reincarnazione e anche del cristianesimo in fondo, che le due cose sono abbastanza combinate, mettevano l'accento sulla sensazione di benessere e pace, essere dentro e muoversi velocemente in tunnel, e percezioni di luce sovrannaturale con senso di gioia, panoramica della propria vita e il cambiamento della personalità con senso di conoscenza totale e amore verso il prossimo. Se non che, oltre a queste persone che citavano queste cose come veramente importanti, c'erano i rianimatori e gli anestesisti, i quali hanno fatto degli esperimenti e hanno scoperto che alcune sostanze, come la serotonina, e alcune endorfine che il cervello emette producono effettivamente sensazioni di pace e di benessere. Soprattutto noi la conoscevamo già questa sensazione quando un animale viene assalito da un altro animale per mangiarselo, non è che si sente tutto il dolore mentre lo stia sbranando, il cervello interviene per bloccare tutti i centri di dolore, per cui dà una sensazione di pace in modo di bloccare il dolore. E muoversi dentro un tunnel, e anche questa è una sensazione che si ha attraverso le endorfine. Anche la percezione di luce sovrannaturale, il senso di gioia, il cambiamento della personalità, sono tutte cose che vengono emesse dal cervello nel momento stesso in cui è in crisi, sta per morire o pensa di essere per morire. Tant'è che alcuni esperimenti fatti anche con un anestetico, la cheratina, danno una dislocazione del cervello che producono questo. Per cui è sintomatico che sia i cristiani sia chi parla di reincarnazione sottolinei questi aspetti, mentre tralasci l'aspetto fondamentale, che è quello dello sdoppiamento della persona, la persona che se ne vola via, cioè la donna che per esempio mentre è tutta aperta a pezzi, guarda prima i medici, poi si solleva, va sopra il tetto, vede delle scarpe sul tetto, poi quando riprende conoscenza racconta di aver visto queste scarpe sul tetto e un dottore va a curiosare e trova le scarpe sul tetto. Su questo aspetto invece né i cristiani né chi parla della reincarnazione punta la propria concentrazione, perché in effetti l'uso del doppio luminoso, l'uso del corpo luminoso, viene costruito nella vita, cioè è la vita che costruisce questo. Allora, mentre le sensazioni che vengono sottolineate come la luce, come il muoversi nel tunnel, fanno parte della struttura cerebrale, per cui sono comuni a tutti gli individui, ciò che non è comune a tutti gli individui è invece il corpo luminoso, è il loro modo di vivere, è il loro modo di essere nella vita. E queste sensazioni di corpo luminoso un attimo prima che si sta per morire sono molto più rare che non tutte le altre, perché tutte le altre sono comuni. E in effetti al congresso si è trovato proprio questa dicotomia, diciamo così, questo scontro fra queste due anime. E una cosa che a me mi piace moltissimo sottolineare è quella che ci ha insegnato il dottor Morris,
Il dottor Morris, che tiene l'Università di Parapsicologia di Edimburgo, l'unica cattedra al mondo, nei suoi studi ha scoperto che esistono 48 modi per fare delle apparizioni, per fingere delle apparizioni, costruirle, scenografia, 48 modi per fare delle sparizioni, 50 modi per spostare gli oggetti da una parte all'altra, 49 modi per fare il pensiero, 54 modi per fingere la penetrazione, 46 modi per far credere che una cosa sia rotta e ricostruita, 16 modi per far credere che un oggetto inanimato sia animato, 13 modi per far credere levitazione, 9 modi per fare giochi di attrazione. Per cui, questo per farvi capire come ogni volta che noi guardiamo un mago o uno che fa della scenografia, in realtà si attruffa. Tant'è che ci sono due personaggi che non sono venuti al congresso, che però hanno lasciato i loro lavori, che hanno analizzato le fotografie dei cosiddetti spiriti, della gente che sarebbe morta e viene fotografata come... E sono il dottor Baima Bollone e il dottor Balossino. Bene, l'analisi computerizzata delle fotografie di fantasmi ha rivelato che hanno solo dei trucchi, e anche trucchi abbastanza rozzi, tutto sommato. Questo per farvi capire che non esiste un al di là su cui si possa contare, e su un al di là non esiste neanche in parapsicologia. Dove invece il problema grosso è vero, è sul corpo luminoso, ed è sia sul corpo luminoso che si stacca dal corpo, sia sulla capacità psichistica nata dal corpo luminoso. Cioè, nel momento stesso in cui io sono davanti alla morte, ho il mio cervello che scoppia, per cui anche quella parte del cervello che prima era muta, silenziosa, in realtà si dilata e va ad avere tutti gli effetti di percezione che sono regolati secondo i desideri, le passioni della persona. Per esempio, se uno la donna che amava moltissimo, in quel momento che sta per morire, chiaramente questo amore lo conduce un po', lo porta a sentire, lo porta a esprimersi. E anche su questo, chi parla di cristianesimo e di reincarnazione è stato muto. E fra le altre cose, il dottor Bianchi invece ci ha parlato di una religione, di un rito, che è il Bwiti, che viene nel Gabon, dove esiste una sostanza, una pianta, e questa religione consiste nel ingusitare talmente tali dosi di pianta da andare in stato comatoso, di buttare fuori il corpo luminoso dallo stato comatoso e di arrivare a percezione, a percepire il mondo. E che anche questa percezione sia regolata dal proprio condizionamento educazionale, il dottor Bianchi lo ha detto dicendo che mentre nelle foreste si incontra il giaguaro magico, il dio giaguaro, no? Lo spirito del giaguaro, nelle città si arriva anche a incontrare Gesù, gli apostoli, per capire l'assurdità di quella che è la religione rispetto alle nostre facoltà mentali. Quello che noi abbiamo sempre puntato è la costruzione del corpo luminoso. Quello che noi parliamo di relazione fra noi e il circostante è la costruzione del nostro corpo luminoso. Cosa vuole da noi il circostante? Che noi costruiamo il nostro corpo luminoso, che noi aumentiamo la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza, il nostro fare, le nostre determinazioni, la nostra volontà. Cosa vuole l'anticristo? Dico io. Magari Francesco dirà: cosa vuole Pan? Quello che dico io è la costruzione della libertà degli individui affinché possano usare le loro determinazioni e la loro volontà per costruire il proprio potere di essere. Questa è la stregoneria, questo è il paganesimo. Sì, beh, le testimonianze che ci ha portato appunto con l'audio su questi argomenti sono molto fondamentali. Basta pensare che ad esempio in alcune interpretazioni dice appunto che le nostre passioni sono praticamente la nostra anima, nel senso che essendo delle cose così forti, cioè appunto sono delle passioni, tendono a essere radicate, tendono a manifestarsi e a prendere anche una propria forma, una propria manifestazione.
però questo sta a dimostrare chiaramente che tutto quanto è sempre legato a un aspetto fisico, cioè solo il corpo fisico può sopportare tutto. Al di là del corpo fisico, di quello che noi andremo a creare col nostro, usando come strumento il nostro corpo fisico, non esiste niente, cioè non esiste un paradiso in cui si andrà o si potrà stare, non esiste neanche uno spirito che possa andare da qualche altra parte e non esiste neanche uno spirito che si possa reincarnare, cioè nel senso che tutto quello che è il nostro compito, sia col nostro corpo luminoso, come lo chiama Claudio, sia col nostro essere fisico, si svolge esclusivamente su questa terra, su questo pianeta, cioè non c'è da pensare che si potrà andare da qualche altra parte, che ci sarà un Dio nel cielo dopo il cielo, sì, dopo il cielo, viaggiare nelle nuvole o andare in chissà quale paradiso. Di conseguenza, quello che noi vogliamo dire è di non sottomettervi, ma di utilizzare sempre le vostre energie per vivere meglio su questo mondo, perché solo il miglioramento della propria esistenza, senza il delegare a un futuro. Solo vivendo meglio, scusa Francesco, sì, voi sì, stessi potete aiutare gli altri a vivere meglio. Sì, sì, non c'è bisogno di essere, di parlare sempre di altruismo, cioè certe volte serve anche un sano egoismo, perché appunto soltanto partendo da una persona che ha la possibilità di manifestarsi, di vivere, è in grado di avere quell'energia di poter aiutare gli altri. Di conseguenza mai pensare che rinunciare al proprio modo di essere, al proprio modo di fare, possa permettere agli altri di star meglio. E questa è una cosa fondamentale. Io volevo ricollegarmi ad esempio al discorso iniziale di Claudio. Ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700. Claudio appunto parlava prima della follia controllata. Bene, noi abbiamo ad esempio nel paganesimo abbiamo alcune divinità che portano alla follia o al panico. Noi abbiamo Pan, che appunto porta al panico, abbiamo Dioniso che porta alla follia. Però le manifestazioni di questi comportamenti sono sempre manifestazioni concrete, cioè nel senso di comportamenti esterni che diventano liberatori. Pan, ad esempio, Pan, ad esempio, provoca il panico, ma anche lui stesso è vittima di questo panico, difatti lo si vede sfuggire e correre nei boschi. Però è sempre una manifestazione visiva, cioè nel senso che gli altri la possono percepire. Ed è il bisogno di uscire da schemi molto rigidi e molto forti, cioè proprio lo spezzare qualcosa che si viene a vincolare. Noi abbiamo anche esempio Dioniso, che ad esempio porta anche lui la follia, però lui la porta sempre in un fattore collettivo, cioè nel senso la porta tramite le menadi, tramite il suo corteo, e lo porta sempre nel mondo. E questo, cioè, e questo stato non è uno stato fisso, statico e perenne, manifesta le varie passioni, cioè nel senso, infatti alcuni hanno considerato le divinità romane e greche, e in questo caso parlo di Ilma, come una manifestazione della nostra psiche. Cioè noi sappiamo benissimo che la psiche non è univoca, che noi abbiamo più indirizzi dal punto di vista appunto anche mentale, fisico e anche di gusti, cioè abbiamo delle evoluzioni o delle, delle modificazioni, o siamo, cioè, in certe volte legati a certe passioni. Queste passioni sono ricondotte a cosa? Non tanto delle influenze negative o tanto una dissociazione del nostro essere, ma sono le varie energie che esistono in questo mondo che ci tendono appunto a portare da una parte o dall'altra. Di conseguenza noi abbiamo delle sensibilità che sono maggiori. Queste sensibilità però non sono legate ad influssi esterni. Ad esempio abbiamo la cazzata nel cristianesimo del diavolo che ti viene a tentare, ma a tutt'altro nel paganesimo abbiamo il corso della passione e della tentazione, ma in senso positivo, cioè che è un richiamo al corpo, che è un richiamo all'essere e che è un richiamo a noi stessi, nel senso che non esiste la necessità di essere fuori e di dire che quello che il mondo ci richiama, ci offre, è una tentazione negativa. No, quello che il mondo fa non fa soltanto dire che non possiamo sprecare nella nostra psiche, nel nostro spirito, del tempo per qualcosa che non esiste. Dice tutto quello che tu devi fare, lo devi fare cercando di trovare il contatto col mondo che ti circonda. Per questo, ad esempio, tutte quante le divinità del paganesimo sono sempre divinità che vivono nel mondo, cioè nel senso che abbiamo un'infinità divinità che sono tutte quante sparse, non sono piazzati in un cielo che io non posso raggiungere, non sono piazzati in un'isola che io non posso raggiungere, tutte possono essere avvicinate, tutte possono essere toccate, tutte quante partecipano, possono essere influssi negativi o positivi, ma abbiamo sempre delle divinità che sono dalla nostra parte. Queste divinità le potremmo chiamare in tantissime maniere, ma queste qua ci permettono di vivere, cioè nel senso che non ci impediscono di perdersi in astrazioni, chiamiamole teologiche, monoteiste, assurde, cioè nel senso che il mio agire non deve essere fatto in base a dei comandamenti come fa nel monoteismo, che mi stabilisce una via e dicono questa è la tua via. Non è vero, perché questo non è vero per nessuno, anche perché è assurdo porre dei limiti che non siano dei limiti comunitari, cioè nel senso che i limiti sono giusti nel momento in cui sono necessari a una comunità. Se non sono necessari alla comunità, sono vincoli che vanno rigettati. E di conseguenza noi abbiamo appunto il discorso anche delle passioni,
che ad esempio nella psicologia del tipo politeista vengono sempre ricondotte all'influenza delle divinità. Perciò noi abbiamo le divinità, ad esempio, tipo Afrodite, che riconducono alla bellezza, ci richiamano alla bellezza del circostante. Abbiamo altre divinità che ci riconducono ad altre cose. Ma queste divinità non sono divinità che ci impongono un loro dominio. C'è sempre la possibilità dell'uomo di farne parte o di non farne parte, o di accettare o di non accettarle. E questo appunto è una cosa fondamentale nel dire: io devo essere conscio della divinità che mi ci circonda, di quello che il mondo mi offre, e di conseguenza... Ciao posso... Giampaolo. Ciao. Ciao. Benvenuto. Stavo chiedendomi perché io non accetto di transitare, diciamo, questo presente come la pianta, come un animale, per esempio, che accetta il transito su questa terra. Cioè, vengo per duro 10-15 giorni, un mese, 10 anni o 15 o 30, e dopo passo e appartengo all'esistente. Ecco, non riesco a comprendere perché noi altri non accettiamo questo. Il trascorrere del tempo, sia come sia, senza... Questo mi chiedo, perché senza la paura la fede non esiste. Sono fermamente convinto, perché se non c'è paura non c'è fede, non c'è motivo che ci sia fede, solamente se è mossa dalla paura. E quindi l'abbiamo dentro, non so, l'abbiamo costruita con la nostra immaginazione, questa paura che continuamente ci induce a credere chissà che cosa, alla non accettazione del transito, del passare, dell'immergersi nella materia che poi ruota, e non accettiamo questo. Io penso veramente che le paure nascono proprio dal timore della non continuazione, e quindi creo dei fantasmi, e quindi il mio desiderio ardente di non fare una fine comune agli esseri mi porta a delle immaginazioni tremende, insomma. Io non so, io vedo così un po' la cosa, non so quanto giusto sia. Comunque andando con la logica, mi sembra che la fede crolli un po', mi spiego? Sì. Non so cosa dire altro. Adesso stavo guardando le palle di tempesta, guarda, che stavano venendo giù poco tempo fa, e mi chiedevo, cascano sui cattivi e anche sui buoni, indifferentemente, no? Che tu preghi o meno, quelle pestano giù. Dove passano, pestano, no? Facevo queste considerazioni un po' banali, diciamo anche. Va bene, vi ascolto. Grazie. Ciao, ciao. Sì, beh, difatti quello della conoscenza di se stessi, non della conoscenza di altre cose, è la cosa basilare. Difatti, ad esempio, a Delfi c'era nel tempo, c'era scritto conosci te stesso, appunto perché questo è lo scopo, nel senso che non hai bisogno di porti una volontà che è al di fuori del mondo, al di fuori della realtà. E tu devi sempre vedere quella cosa che ci circonda, cioè, nel senso, tutti i fenomeni che noi abbiamo intorno, cioè, che senso hanno se c'è un Dio che dopo deve giudicare? Giampaolo ha anche ragione su un altro aspetto, ma che è un aspetto molto comune, e cioè sul fatto che la fede blocca il cervello. Sì, la fede impedisce di pensare, impedisce di essere se stessi. È una malattia contagiosa. Cioè, io vorrei citare un particolare che si parlava, perché ad esempio in questi tempi, ad esempio... Ciao. Senti, stringendo un pochetto tutto il vostro discorso, guarda, tanto nella Bibbia che nel Cristo stesso lo dice, siete dei, rivolto agli uomini. Se ti prendi il Vedanta indiano e dice, tu sei Dio. Sì, certo. Ma tutto brahmanesimo. Sì. Per sapere che sono Dio non ho certo bisogno di Cristo. Eh? Per sapere che sono Dio non ho certo bisogno di Cristo, come lo venga a dire.
perché devo considerare superiore? Il problema è un altro, no? Qual è il problema? Il problema è il gioco della sottomissione. È il gioco della sottomissione il vero problema, è la distruzione dell'essere di Dio. No, si fa uso dell'ignoranza per tenere buona la gente. Esatto. Ecco, questo è il peccato grande. Esatto. Perché il peccato non è il peccato delle religioni, ma il peccato della non conoscenza. Ecco, quello è il peccato grave. Sì, però alla fin fine... E si condanna anche di se stessi. Alla fin fine è il peccato delle religioni rivelate, no? Il peccato delle religioni rivelate è questo. Perché le altre religioni come sono? Beh, noi siamo una religione, siamo dei pagani e noi non abbiamo una religione rivelata. Noi non abbiamo un profeta. Noi non abbiamo un profeta. Ma tu hai la tua mente che ti... Certo, ma io ho la mia mente, ma io... Ma il pagano qual è? Perché in genere quando si dice dei pagani, si dice una sottospecie, si dice diversi dai credenti. Ma in effetti i pagani sono tutta un'altra cosa, cioè mentre fra musulmani e cristiani possono trovare un compromesso, perché hanno bene o male lo stesso Dio, con i pagani non esiste nessun compromesso, cioè i pagani devono bruciarli. Cioè, i cristiani hanno sempre mantenuto questo atteggiamento, perché noi partiamo dalla soggettività, cioè dalla nostra soggettività per entrare in comunione, chiamavo col circostante, no? Per cui tu, siccome ogni soggettività è diversa, ogni percezione ha la propria percezione, per cui noi esaltiamo la libertà, e la verità per noi non è altro che la misura del nostro stadio di essere liberi. Più siamo liberi e più abbiamo stadi diversi di verità. Difatti, a differenza, vi spiego, le religioni rivelate hanno una verità sulla quale assoggettare le persone. Beh, qua ci sarebbe da dire qualcosa. Bisogna vedere se chi ha avuto l'illuminazione, chiamiamola così, oppure una conoscenza alta, oppure un traguardo di conoscenza, e chi è venuto dopo. Ma non esiste questo, cioè la conoscenza si rinnova di generazione in generazione. Il paganesimo non c'è un inizio, non c'è un dopo, cioè nel senso che bisogna dire prima non c'è, cioè prima c'erano i pagani, dopo c'è...